1900-1945. Sono gli anni della guerra. È in guerra tutto il mondo e il Pacifico ormai fa parte del mondo. Le navi non attendono che il vento gonfi le vele, ma corrono i mari, spinte da motori sempre più potenti. Gli aerei trasformano la strategia bellica e nascono le nuove regine delle battaglie, le portaerei. La bomba atomica chiude il conto. Il panorama mondiale è cambiato in fretta e nel Pacifico è sorta una potenza con la quale tutti si devono misurare, il Giappone. Il feroce programma di ammodernamento avviato nell'Ottocento è completato all'inizio del secolo. La macchina bellica nipponica è ormai perfetta e Tokyo ha sete di potenza. Alla fine dell'Ottocento, in Giappone si precisa la funzione divina dell'imperatore e il precetto confuciano del rispetto per i genitori viene allargato a quello del rispetto per la patria. L'obbedienza alla gerarchia è perciò assoluta. L'insegnamento militare è introdotto come materia di studio. Aggressivo, il Giappone nel 1895 si annette la Corea e vince la guerra con la Cina. È pronto a confrontarsi con le grandi potenze. Il 27 maggio del 1905, nello stretto di Tsushima, tra il Giappone e la Corea, si scontrano la flotta russa, che arriva dal Baltico, e quella del Sollevante. La vittoria delle navi di Tokyo è totale. I giornalisti presenti scrivono: ieri e oggi sono stati spinti dalle onde lungo la costa giapponese i resti delle navi russe affondate, come per un naufragio mostruoso. I superstiti russi sono nell'impossibilità di ricordarsi, di capire. Per il Giappone si apriva un periodo di fervore e di grandezza. Una riforma scolastica metteva il merito al primo posto. Gli studenti migliori venivano inviati nelle università di tutto il mondo. L'acquisto di brevetti industriali stranieri era punto di partenza per un continuo miglioramento del prodotto. Su un'anima antichissima si edificava un paese nuovo. Nel 1926 sale al trono Hirohito, colui che sarà l'ultimo figlio del cielo. La forza militare e la pressione demografica spingono il Giappone ad est verso il Pacifico e ad ovest verso la Cina. Ecco, nel 1933, come i contadini giapponesi partivano verso i campi della Manciuria, un'immensa regione cinese conquistata con le armi. Il conflitto cino-giapponese sul fronte nord. L'avanzata delle truppe del Mikado nello Shaanxi. Nel 1938 è ancora guerra con la Cina. La bandiera dell'impero del Sollevante ascende da conquistatrice le erte chine dei monti e sventola fra gli spalti delle antiche cittadelle fortificate che oppongono ben scarsa resistenza alle truppe giapponesi che hanno occupato così Niang Te Quan ed altri centri importanti della provincia. Nel settembre del 1940 la firma del patto tripartito tra Tokyo, Berlino e Roma è già segnale di scontro planetario. Mentre in Europa infuria la guerra, il Giappone decide di dar battaglia agli Stati Uniti per il possesso del Pacifico. È il 7 dicembre del 1941, una domenica mattina. Una squadra navale giapponese attacca con gli aerei la flotta americana delle Hawaii, nella rada di Pearl Harbor. È un'aggressione improvvisa, senza una dichiarazione di guerra. Questo gli americani non lo perdoneranno mai.
12 giorni prima, la flotta nipponica al comando dell'ammiraglio Yamamoto aveva lasciato segretamente la base delle isole Kurili, dirigendo verso le Hawaii lungo una rotta settentrionale, deserta, battuta dalle tempeste. Totale il silenzio radio, totale la sorpresa. Tora, 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 tigre, tigre, tigre. È l'annuncio che l'azione è cominciata. La prima ondata di bombardieri in picchiata e di aerosiluranti si abbatte su Pearl Harbor. Gli aerosiluranti sono micidiali, affondano le prime navi. Il campo d'aviazione principale è distrutto e tutti gli aerei che vi si trovano, schierati in bell'ordine, bruciano in un colossale rogo. Mezza flotta degli Stati Uniti va a picco. 8 corazzati, 3 incrociatori, 3 cacciatorpediniere, 2 navi ausiliarie, una nave bersaglio. Distrutti al suolo 188 aerei, 2.330 morti, 1.347 feriti. Per i giapponesi perdite minime. 29 aerei abbattuti, 5 sommergibili tascabili affondati, 64 tra morti e dispersi, un prigioniero. Agli americani resta una soddisfazione. 2 portaerei avevano lasciato il porto e non erano state trovate. Quando la guerra in mare aperto riprenderà, i giapponesi si pentiranno amaramente di non averle cercate meglio. Per ora l'esercito di Tokyo non conosce ostacoli. Conquista la Malesia, Borneo, Giava, la Nuova Guinea, le isole della Micronesia e della Melanesia. E poi Singapore e Indocina. Nelle Filippine, l'esercito degli Stati Uniti subisce un'atroce disfatta, ma Douglas MacArthur, comandante in capo, promette: tornerò. L'impero del Sol Levante si estende su 500 milioni di persone. La guerra sui mari è terribile. Centinaia e centinaia di navi andranno a tappezzare i fondali oceanici. In prossimità delle isole nelle quali si è combattuto, negli stretti tra una terra e un'altra, nelle vicinanze dei porti e nelle lagune degli atolli, relitti come questo si moltiplicano. Era una nave che portava truppe del Sol Levante nelle isole Marshall, quando la guerra nel Pacifico aveva già cambiato fisionomia. Gli Stati Uniti erano passati all'offensiva. Ma non ci sono solo grandi battaglie aeronavali. Sulle isole, grandi e piccole dell'oceano, la guerra diventa una sporca guerra personale. Le posizioni strategiche si devono conquistare con assalti esattamente come avveniva nel primo conflitto mondiale. La trincea, la mitragliatrice e la baionetta tornano ad essere protagoniste.
Nella giungla, soldati americani e giapponesi si aggrediscono in feroci corpo a corpo, in mortali duelli individuali. Sono isole di sogno, di grande dolcezza, e diventano isole da incubo. Da Il nudo e il morto di Norman Mailer. Nel folto della giungla era sempre buio e l'aria sempre immobile. Tutto era intriso di una umidità calda, come se la giungla fosse un'immensa raccolta di cenci unti che divenivano sempre più caldi sotto le volte buie e opprimenti di un immenso magazzino. Il calore si attaccava ad ogni cosa e il fogliame di conseguenza cresceva prodigiosamente. Nel crepuscolo, nel calore, nell'umidità, non c'era mai silenzio. Gli uccelli stridevano, i piccoli animali gridavano e sotto sotto c'era un brusio quasi palpabile in cui si potevano avvertire gli svariati rumori della vegetazione che cresceva. Guerra di uomini, uno contro uno. Ancora Norman Mailer. Descrive un attacco notturno giapponese su un torrente. Poi sentì un rumore che gli trapassò le carni. Qualcuno chiamava dall'altra riva. Yank, Yank. La voce era sottile, acuta. È un giapponese, si disse. E per un istante non fu capace di muoversi. Yank, veniamo a prenderti, Yank. La notte gravava sul fiume come una stuoia soffocante. Colpito a Pearl Harbor, sconfitto nelle Filippine, l'esercito di Washington si stava riprendendo dallo sgomento e il paese dava vita a uno sforzo industriale mai visto prima nella storia. Arriva la vittoria nella battaglia delle Midway. Si mette a punto il piano per la riconquista del Pacifico e per l'attacco al Giappone. Scrive un critico militare. La verità è che il Giappone si era avventurato contro un avversario in netto vantaggio nel progresso e con maggiore potenziale produttivo, lanciandosi in un conflitto al quale era preparato più moralmente che tecnicamente. Da qui l'accento mistico dato alla guerra dall'impero dei samurai, il quale mostrava di non essersi reso conto che il coraggio non basta a battere la macchina e che con le unghie degli eroi non si lotta contro le corazze. Nuotando sulla coperta della nave nipponica, tra i pesci che ora la abitano e i coralli che la ornano, non possiamo dimenticare che la storia della sconfitta giapponese è stata una storia di eroismo e di sangue, di suicidi dopo una battaglia perduta, di kamikaze che sacrificano la loro vita per l'imperatore. Il precetto dell'obbedienza e il senso dell'onore facevano del soldato giapponese un uomo deciso a tutto, in grado di sopportare qualsiasi sacrificio in vista del premio finale, la vittoria. Ecco perché gli americani hanno sofferto tanto la guerra nel Pacifico, costretti a misurarsi, loro che alla vita ci tenevano, con uomini che non ne facevano alcun conto, che non erano mai disposti ad arrendersi. Un esempio per tutti. Il caporale Shoichi Yokoi era a Guam e quando gli americani nel luglio del 44 riconquistarono l'isola, si nascose con due commilitoni nel profondo della giungla.
Con loro scavò una grotta dove visse per 13 anni, fino a quando i due amici decisero di lasciarlo solo e di trasferirsi in un'altra caverna. Si vedevano regolarmente fino al giorno in cui Shoichi li trovò morti. Non aveva notizie della guerra, ma non poteva pensare che fosse finita con la sconfitta della sua patria. Visse da solo per altri 8 anni, rinforzando con canne sempre nuove il boschetto di bambù che proteggeva il suo rifugio. La vita di Shoichi è bellissima. Si è cibato di noci di cocco, di frutta, di pesci e di topi. Si è costruito gli utensili e, poiché da civile era sarto, ha provveduto anche a cucirsi qualche indumento. La sua guerra personale contro gli Stati Uniti si è conclusa il 29 gennaio del 1972, quando fu avvistato e, possiamo dire, preso prigioniero. Dopo 28 anni trascorsi nella giungla di Guam, se n'è tornato in Giappone, dove, accolto come un eroe, vive finalmente in una casa vera. Il caporale Shoichi Yokoi può dire di non essersi arreso mai. Con 2 offensive guidate da MacArthur e da Nimitz, gli americani attaccano da sud e da est. La strategia è quella adatta a un campo di battaglia tanto vasto. Saranno assalite solo le isole che serviranno ad un balzo verso il Giappone. Le altre saranno lasciate al loro destino, prive di rifornimenti, obbligate ad una resa a più o meno breve scadenza. Per le località strategicamente importanti è guerra davvero. I Marines organizzano centinaia di sbarchi su isole e atolli, dopo una lunga preparazione con bombardamenti aerei e navali. Le isole sono fortificate, i porti bloccati dalle difese che non consentono ai mezzi da sbarco di avvicinarsi, mine a milioni, ostacoli di ogni genere. A Peleliu, questa gigantesca boa ricorda quei giorni di battaglia. Spaventosa. Ecco come la descrive George Hunt nel racconto Il corallo costa caro. Non dimenticherò mai l'imponenza dello spettacolo. Le navi da sbarco, simili a giganteschi pesci con le bocche spalancate, avevano formato una lunga linea curva di fronte all'isola. Centinaia di anfibi stavano uscendo dai loro ventri, navigando in cerchio e aspettando il turno per mettersi in formazione. Dietro alle navi da sbarco c'erano i grandi trasporti grigi con le truppe di riserva e più indietro ancora torreggiavano le navi da battaglia e le portaerei. L'intera flotta, composta di navi di ogni tipo concepibile, si estendeva verso sud fino dove giungeva lo sguardo. Ma la battaglia per mettere piede sulla spiaggia era sempre terribile. Ancora George Hunt. Mano a mano che si avvicinavano alla punta, i gruppi di morti e feriti sulla spiaggia infittivano. Vidi uomini che gemevano e urlavano in agonia. Uomini distesi o raggomitolati o grottescamente immobilizzati negli atteggiamenti della morte.
Graham, eroe ormai inutilizzabile, che giaceva morto con quattro giapponesi intorno. Windsor, bocconi sulla faccia, con la testa frantumata dalle pallottole e le braccia ancora tese verso una casamatta all'imboccatura della quale si vedevano cinque cadaveri giapponesi rattrappiti su una mitragliatrice. Bloody Beach si chiama quella spiaggia, la spiaggia di sangue. Questa è Moe, la capitale di Trak, nella federazione degli stati della Micronesia. 10 milioni di anni fa, Trak era una grande isola con molte tondeggianti colline. Lentamente cominciò a sprofondare e adesso dall'oceano emergono solo 11 verdissime isole e una miriade di scogli. Un reef corallino circonda queste terre, creando una meravigliosa laguna di 225 chilometri di circonferenza. La gente, ospitale e numerosa, vive in villaggi costruiti con corallo e paglia, come nel passato. La serenità dei luoghi e degli abitanti sorprende chi conosce la storia di questo atollo e sa che cosa nasconde la laguna. I giapponesi avevano preso possesso di Trak nel 1914 e, nonostante il divieto della Lega delle Nazioni di installarvi fortificazioni, vi avevano costruito difese poderose. Era la base della quarta flotta imperiale, al comando dell'ammiraglio Yamamoto, al quale erano affidate tutte le forze navali del Pacifico. La barriera corallina con solo 5 aperture e la laguna di difficile navigazione avevano fatto soprannominare Trak la Gibilterra del Pacifico. Era considerata una fortezza imprendibile e gli americani decisero di non prenderla, mettendola però in condizioni di non nuocere. È il 16 febbraio del 1944, quando sulle navi nipponiche, all'ancora nello specchio d'acqua, s'abbatte una spaventosa grandinata di bombe. In codice l'operazione si chiama Hailstorm, chicco di grandine. Davanti alla laguna di Trak si presentano 6 corazzate, 10 incrociatori, 9 portaerei e 30 cacciatorpediniere. Ed è la fine del mondo.